GF VIP, Antonino Spinalbese rischia squalifica? Cosa è successo? Antonino Spinalbese avrebbe infranto le regole del Grande Fratello VIP e rischierebbe una squalifica. Il concorrente, che qualche settimana fa si è assentato dalla casa per sottoporsi a un intervento chirurgico, è tornato nel gioco ma avrebbe rivelato ai suoi compagni di viaggio cosa accade fuori. Uno dei punti fondamentali del regolamento è proprio questo: chi esce e poi rientra nella casa del GF VIP oppure a chi arriva settimane più tardi non può rivelare cosa sta accadendo nel mondo reale. Antonino però avrebbe violato la regola e a fare la spia, forse involontariamente, è proprio una delle sue amiche, Antonella Fiordelisi. Spinalbese le avrebbe detto le preferenze del pubblico sui concorrenti in gara. Mentre Antonella parla con Sara Altobello spiega in merito a Nicole in corvaia, Antonino mi ha già detto che Nicole sarà la preferita al 100%. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po' di chi sono i preferiti e queste cose qui. Per la prossima puntata ai nomination ci sono Antonino, Antonella, Nicole e Nikita e ci si interroga su chi potrebbe finire fuori. Peccato però che di fatto Spinalbese avrebbe violato il regolamento, chissà se verranno presi i provvedimenti. Un dubbio affligge alcuni telespettatori del Grande Fratello VIP, di quale problema di salute soffrirebbero Matteo Diamante e Antonino Spinalbese? Il caso si è aperto dopo che il nuovo inquilino della casa più spiata d'Italia ha confessato alla sua ex, Nikita Pelizzon, di soffrire dello stesso problema intimo dell'hairstylist dei VIP. In molti si sono chiesti quale fosse il problema in questione, ma la risposta non è del tutto chiara. Andiamo con ordine. Il dubbio è sorto nel momento in cui Edoardo Donnamaria, litigando con Antonella Fiordelisi, si è lamentato perché la ragazza si stava cambiando nella stessa stanza in cui c'era Antonino Spinalbese. Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pae perché le ha gonfissime. Parlo di Antonino, e lo sai. Si prende una roba per il testosterone, non so nemmeno bene cosa abbia. Sono state le parole del volto di Forum. Quindi, in un'altra occasione, Matteo Diamante ha confessato a Nikita Pelizzon, no non ce la faccio più. Sto soffrendo. Sentite queste parole, lei gli ha subito chiesto se per caso avesse parlato del suo problema con Antonino. Alla risposta negativa ricevuta da Diamante, la Pelizzon ha aggiunto, eh sì, ha dovuto prendere una pillola. Te l'ha detto? Aveva un eccesso di testosterone. Una frase alla quale Diamante ha risposto, no no. Magari non voleva dirlo. Però anche io sto male, lasciando intendere che la causa della sua sofferenza possa essere la stessa.